Lavoriamo per restituire alla città lo splendore che la caratterizza. Dove governiamo, facciamo la differenza. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha raggiunto la terrazza panoramica dell'Hotel Astoria per presentare i nuovi esponenti. I consiglieri comunali Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli entrano ufficialmente nel partito di Giorgia Meloni, costituendo così il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, di cui Pierpaoli sarà presidente. Tra i nostri obiettivi, ha spiegato l'onorevole, ci sono quelli di una sanità di prossimità, creare posti di lavoro, ma anche di mettere i cittadini nelle condizioni di fare figli, combattendo così lo spopolamento e la disoccupazione. Punteremo sulle infrastrutture, sull'abbassamento delle tasse a favore degli imprenditori e combatteremo l'immigrazione clandestina. Terza città delle Marche, una città importante che nella storia ha rappresentato un crocevia di tanti eventi fondamentali. Nella regione Marche Francesco Acquaroli sta restituendo l'orgoglio ai cittadini delle Marche della loro storia, delle grandi capacità, delle grandi potenzialità che rappresentano. I nostri obiettivi sono di fare delle Marche un simbolo di buon governo e l'inizio è davvero promettente. Oggi siamo qui a Fano a festeggiare la costituzione del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia con due consiglieri eletti nelle liste civiche che scelgono Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia oggi è diventato un punto di riferimento anche per coloro che avevano scelto il civismo, l'associazionismo e che oggi pensano che anche i partiti e in particolare ovviamente Fratelli d'Italia possano tornare a rappresentare il popolo nelle proprie istanze. Presente anche l'onorevole Emanuele Prisco, commissario provinciale del partito, che ha parlato di inadeguatezza di chi governa la città. Fratelli d'Italia smarca in consiglio comunale, questo contribuisce all'azione di Fratelli d'Italia che ha già un nucleo molto forte sulla città, anche all'interno del consiglio comunale per dare un'alternativa, un riscatto a Fano che merita un'amministrazione differente rispetto all'attuale. Intervenuti anche l'assessore regionale Francesco Baldelli, consigliere regionale Baiocchi, numerosi dirigenti del partito a livello nazionale e locale, nonché gli attivisti dell'associazione Fano Città Ideale, di cui Tarsi e Pierpaoli facevano parte. Ho deciso anche insieme alla Lucia di passare in Fratelli d'Italia per avere più concretezza, più incisività, più potenza per portare avanti le varie problematiche di Fano che obiettivamente siamo un po' in carenza. Il passaggio è stato definito dalla Tarsi un'evoluzione molto sentita. La consigliera candidata sindaco del centrodestra nel 2018 ha lamentato la supremazia della vicina Pesaro che ha massacrato il nostro territorio, ha detto la Tarsi, portandosi via pezzo dopo pezzo. Qui invece non ci sono progressi e non vengono prese decisioni. Fano, ha concluso, deve recuperare se stessa e ripartire. Una scelta che è stata maturata, ma del resto siamo sempre noi, siamo sempre stati questi, non cambieremo, nel senso che continueremo a portare avanti le nostre battaglie, che sono quelle per la sanità, per la nostra città, per le fasce fragili e per i giovani della nostra città. E continueremo a lavorare con un gruppo più ampio di persone che condividono con noi le stesse idee e, mi permetto di dire, gli stessi valori e soprattutto la stessa coerenza.